Salve ragazzi di Videogiochi Italia e bentornati in questa nuova intervista. Io sono Hans e oggi ho il piacere di intervistare Katia Sorrentino, doppiatrice di molti film, serie TV, cartoni animati e ovviamente di molti personaggi in ambito videoludico. Ricordiamo qualche interpretazione, come per esempio May in Overwatch, Kate Diaz nella saga di Gears of War, Mary Jane in Marvel Spider-Man e ultimamente Ricky Patil in Days Gone. Prima di iniziare ad andare a scoprire i retroscena che hanno spinto Katia a diventare doppiatrice, vorrei iniziare raccontandovi una mia piccola premessa personale. Un aspetto che ho sempre ritenuto fondamentale nel complesso di una produzione videoludica, soprattutto per immedesimarsi maggiormente in una trama, è il doppiaggio nella nostra lingua. Nel corso dell'evoluzione di questo media abbiamo avuto prove attoriali disastrose e ovviamente altre invece molto eccellenti. Non a caso molti giochi, sia multipiattaforma che esclusivi, sono rigorosamente doppiati nella nostra lingua. In Italia vantiamo una scuola di doppiaggio realmente storica, con altrettanti doppiatori dal valore internazionale. Ed è grazie ai doppiatori se molte volte ci siamo emozionati per un'interpretazione magari del nostro attore hollywoodiano preferito. Lo stesso discorso vale anche per i videogiochi. Non potrò mai dimenticare l'intero doppiaggio della saga di Mass Effect, davvero sbalorditivo. Non potrò mai dimenticare il doppiaggio spassoso, ma ovviamente professionale, della saga di Gears of War di Marcus e della Squadra Delta, oppure il monologo di Vaas in Far Cry 3, e potrei farvi una miriade di esempi. Ebbene, per me è davvero un piacere poter intervistare una doppiatrice così brava come Katia Sorrentino. Quindi io direi di iniziare con la prima domanda, che è piuttosto scontata, ma comunque necessaria. Cara Katia, cosa ti ha spinto ad entrare nel mondo del doppiaggio? In realtà in questa stanza c'è già un indizio grosso come una casa, vi basta guardare alle mie spalle, anche se tutti questi fumetti non sono esattamente miei. Ah, e vi basta anche guardare la maglietta che indosso. Dico questo perché sono letteralmente cresciuta, come ho detto, in innumerevoli occasioni a pane e cartoni animati, soprattutto cartoni animati di tipo giapponese. In realtà sono sempre stata appassionata, fin da che ero piccolissima, di tutto ciò che è inerente a quelle che possiamo definire le arti performative, quindi il canto, la danza e la recitazione. Però i cartoni animati hanno avuto un ruolo chiave nella mia vita. Ero quasi drogata, passatemi il termine, nel senso che non me ne perdevo uno. Ho guardato praticamente tutte le trasmissioni dei primissimi anni 90, che potevano essere, non lo so, Ciao Ciao, piuttosto che Bim Bum Bam, piuttosto che Solletico, Zap Zap TV. Su Solletico non venivano mandati in onda propriamente gli anime, ma vabbè, questo è irrilevante. Ed ero innamorata di tutti quei personaggi che vedevo, che seguivo con così tanta passione. Probabilmente avrò avuto, sì, intorno ai 5-6 anni, quando mi fu spiegato dai miei genitori che se questi personaggi avevano vita, era in qualche modo merito anche delle loro voci, e che queste voci appartenevano a delle persone realmente esistenti. E da lì mi sono interessata tantissimo al mondo del doppiaggio e mi sono detta: lo vorrei fare anch'io. Perché? Perché in qualche modo probabilmente era l'unica maniera possibile per far sì che io potessi diventare quegli eroi, quei protagonisti di storie fantastiche. Sei particolarmente legata ai tuoi personaggi. Che tipo di rapporto hai avuto con il personaggio Ricky Patil? Raccontaci la tua esperienza. Beh, sì, decisamente. Magari non a tutti, però alla maggior parte sì. O perché ho avuto modo di interpretarli per diverso tempo, o perché in alcuni di essi ho trovato diversi punti in comune con la mia personalità. E poi da sempre io considero il lavoro del doppiatore
non un lavoro esclusivamente di imitazione, quindi limitato al riportare nella nostra lingua qualcosa che è già stato fatto a monte in un'altra lingua, ma anche di estrema empatia, almeno io l'ho sempre vissuta così, e quindi è come se andassi a creare una connessione con i personaggi a cui presto voce. Una connessione che però resta vincolata alle quattro mura delle sale di doppiaggio. Se riportassi tutti i ruoli interpretati anche nella mia vita reale, probabilmente avrei bisogno di uno psichiatra. Però sì, ecco, affettivamente parlando, questo legame nel tempo resta. E per quanto riguarda Ricky, Ricky è un personaggio con cui non ho sviluppato un fortissimo legame, perché non ho avuto modo di doppiarla per così tanto tempo e perché è una tipologia di personaggio che mi piace tanto, ma che da un po' di tempo a questa parte mi ritrovo a interpretare molto spesso, e quindi parlo di donne con un certo tipo di personalità, con un carattere forte, estremamente indipendenti, e appunto questo mi piace molto perché esula da tutto ciò che è, tra virgolette, principessina in difficoltà, però ecco, sono abituata, mettiamola così, a interpretare personaggi del genere. Qual è stato il tuo personaggio più difficile da doppiare e a quale sei più affezionata? Il personaggio più difficile da interpretare, sì, beh, quasi senza ombra di dubbio, credo sia stato Clover. Una lemure presente all'interno di una serie di animazione intitolata Tutti pazzi per Re Julien, che è uno spin-off tratto da un famoso film, Madagascar. Personaggio letteralmente fuori di testa, d'altra parte se mi hanno scelta un motivo ci sarà, e che per questo motivo, anche all'interno di una stessa battuta, ha una quantità di cambi intenzionali a dir poco impressionante. Quindi passiamo dall'essere assolutamente disperati alla schizofrenia più totale, e con una velocità di articolazione ed espressione da paura. E quindi è stata veramente una bella sfida, una bella palestra, un'esperienza che ringrazio di aver potuto vivere, perché mi è senz'altro servita. E poi in generale trovo complicato avere a che fare con personaggi più grandi di me. Ad esempio, non troppo tempo fa ho doppiato Bakia in una serie TV per ragazzi intitolata Penny on Mars, se non ricordo male, dove interpretavo la mamma della protagonista. Inizialmente ero molto perplessa, questo perché ogni volta, nel tentativo di trovare una dimensione vocale, spero credibile, sento come se perdessi ciò che è collegato all'interpretazione, probabilmente perché mi manca un bagaglio di esperienza di vita da riportare nel doppiato. Che dire, spero di migliorarmi tantissimo sotto questo punto di vista. Poi, i personaggi a cui mi sento più affezionata sono tanti, come dicevo anche nella domanda precedente. Volendone citare qualcuno, allora, per quanto riguarda i videogiochi, sicuramente Mary Jane in Marvel Spider-Man, che è un personaggio che mi è piaciuto tanto e che ha fatto sì che entrassi veramente tanto in contatto con buona parte del pubblico appassionato di videogiochi. May di Overwatch, e anche questo l'ho detto tantissime volte, quando ho avuto modo di doppiare il corto a lei dedicato, è stata veramente una bellissima esperienza, toccante oserei dire. Mi è piaciuta Kate Diaz in Gears of War. E poi per quanto riguarda il doppiaggio tra virgolette canonico, sento di avere diversi punti in comune con Leonor, che è uno dei personaggi principali nella telenovela Una vita. Mi è piaciuto tanto
interpretare Katie in un telefilm per ragazzi anni addietro, intitolato Anubis. Mi sono sentita una bambina al parco giochi quando sono stata scelta per interpretare il Power Ranger giallo nel telefilm RPM, Power Rangers RPM ovviamente, perché ero una fan sfegatata dei Power Rangers quando ero piccola. Mi è piaciuto tanto interpretare Shinon in Sword Art Online 2, anime piuttosto famoso. Mi è piaciuto interpretare Rin Tosaka in Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Sono riuscita a dirlo senza incepparmi, sono fiera di me. Mi è piaciuto interpretare Juliet Ashton nel film con un titolo lunghissimo che è Il Club del Libro e della Torta di Bucce di Patata di Gamzee. Insomma, sono veramente tanti, tantissimi, non basterebbe una giornata per citarli tutti. Raccontaci qualche aneddoto sulla tua vita da doppiatrice e per il lavoro svolto per Days Gone. Cercherò di far coincidere le cose provando a raccontarvi, nel caso non lo sapeste già chiaramente, come funziona il doppiaggio di un videogioco. E non perché voglia insegnare qualcosa a qualcuno, ma perché, apro e chiudo parentesi, dovete sapere che io in primis sono una videogiocatrice. Già. E quindi sono la prima a soffrirne davvero tanto. Allora, 8 se non 9 volte su 10, quando ci ritroviamo a doppiare un videogioco, questo succede quasi senza alcun tipo di riferimento, se non l'onda audio originale. Non so se voi avete mai provato a incidere la vostra voce tramite un microfono, e quindi un computer, e quindi un programma specifico. Comunque, noterete che la vostra voce prende forma, la famosa traccia audio per l'appunto. Quella cosa lì, noi ce l'abbiamo quando andiamo a doppiare, la traccia audio originale, magari americana, e soltanto guardando quella, noi dobbiamo capire quanto è lunga o corta una battuta, dove cadono le pause. Ascoltando l'audio, come è stata interpretata una battuta, con che intensità, con quale intenzione. E non è sempre semplicissimo, anche perché a differenza del doppiaggio classico, abbiamo le nostre battute, ma non abbiamo quelle degli altri, non le possiamo leggere, quindi non sappiamo a che cosa stiamo rispondendo. Non sempre, ecco, almeno. Perché stiamo dicendo una determinata cosa? A meno che non ce lo dica il direttore del doppiaggio o la direttrice del doppiaggio. Il punto qual è? È che, poverini, anche a loro questo materiale alle volte manca, perché magari un videogioco è ancora in fase di sviluppo. E quindi è veramente, in qualche modo, un salto nel vuoto, un viaggio nel buio, non so, trovate voi una definizione. E come potrete immaginare, questo complica non di poco una lavorazione, ed è probabilmente, anzi sicuramente, uno dei motivi principali per cui quando poi ci ritroviamo a videogiocare qualcosa, molte cose non tornano, magari a livello di emissioni, di intenzioni. Ecco, cercate di capire perché, ora che magari lo sapete. Altre volte invece, alleluia, abbiamo altri riferimenti, come ad esempio i video, le famose cutscene. Nel caso di Days Gone, qualche cutscene, io personalmente non le ho viste tutte, c'era. E quindi è stata proprio tutt'altra cosa lavorare così, è stato come doppiare quello che dovremmo fare a tutti gli effetti. E quindi spero che il risultato per questo motivo sia stato decisamente più accettabile. Siamo arrivati all'ultima domanda, che credo sia abbastanza difficile da rispondere. Puoi anticiparci qualcosa per i tuoi futuri progetti in ambito videoludico? Raccontaci un po'. Progetti futuri. Allora, ne ho in cantiere almeno 2 o 3, e anche di una certa rilevanza per mia immensa fortuna, che dovranno uscire tra più o meno tempo. Però purtroppo, e mi dispiace davvero tanto, non posso nella maniera più assoluta farne menzione in anteprima. Questo perché, soprattutto quando abbiamo a che fare con i videogiochi, firmiamo davvero degli accordi di riservatezza, per cui ci impegniamo a mantenere il più totale riservo. E quindi potremmo andare anche incontro a dei problemi seri se non lo rispettassimo, questo accordo.
Però non so se mai aveste voglia di continuare a seguirmi, vi prego di perdonare l'orribile momento pubblicità, ma è soltanto per spiegarvi come ricevere eventualmente degli aggiornamenti. Potrete aggiungermi su Instagram, cercando la.sorrentino, perché in un moto di estrema originalità ho scelto questo nickname. E sì, appunto, vi aggiornerò non appena potrò farlo. Ma sono io che ringrazio voi per l'attenzione che avete voluto dedicarmi. Ringrazio chi avrà avuto la voglia e la pazienza di seguire questa intervista. Ringrazio tutti i videogiocatori e/o gli appassionati di doppiaggio in generale che sempre molto carinamente non mancano di scrivermi o dirmi cose meravigliose. Insomma, grazie, grazie, grazie. Un saluto come se fossi ricchi mi riesce difficile, ma per un solo motivo, perché fondamentalmente è la mia voce. Quindi vi prego di tenere per buono quanto ho appena detto. Ah no, però una cosa posso farla. Dite a Deacon di mettersi il casco quando va in moto, perché quello poi cade e si fa male. Grazie ancora, davvero. A presto, mi auguro. Bene ragazzi, anche questa intervista è giunta al termine purtroppo. Io vi ricordo di fare mi piace, commentare e condividere, ma soprattutto di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi nessun video. Spero che sia stata di vostro gradimento. Io ancora devo ringraziare Kate per la sua estrema disponibilità. Sono anche un po' emozionato ad intervistarla perché comunque sentire spesso la sua voce mi ha fatto impressione, devo ammetterlo. E niente, vi ricordo che in descrizione troverete ovviamente anche l'articolo scritto per il nostro sito, qualora vogliate leggerlo, anziché soltanto vedere il video e quindi scoprire qualche altro retroscena, e ovviamente seguire anche Katia sulla sua pagina ufficiale Instagram, trovate tutto in descrizione. Io vi saluto e quindi ci si vede ad un prossimo video. Ciao ragazzi!